I primi ad andare a lavorare nell'edilizia, va bene, erano quelli più vicini alle città e ai paesi dove naturalmente questa edilizia aveva preso campo, perché naturalmente è logico, non era che si sviluppasse in piena campagna, si sviluppava sempre verso le città. E c'era questo esodo per avere, diciamo, poderi migliori dove naturalmente c'erano più prodotti, perché se mancava un prodotto e nell'Alto Chianti a volte le difficoltà erano più grosse perché il terreno era più difficile da lavorarlo e i risultati dei prodotti erano in percentuale erano minori che in terreni migliori, c'era questa richiesta per poter avere più prodotti per un fatto molto semplice, perché lavorando solo nel podere il lavoro era sempre lo stesso, se però alla fine il risultato era minore naturalmente avevano lavorato, diciamo, guadagnando meno, ma più che guadagno era una questione di sopravvivenza. Naturalmente ai contadini non mancava niente. Perché non mancava niente? Perché avevano l'orto, avevano il pollaio, avevano i frutti, avevano tutto, cioè tutto ciò che serviva per poter vivere senza andare nei paesi a comprare. Quasi tutti i contadini avevano anche, insieme al bestiame, che era un bestiame da lavoro, primo con i bovi perché erano quelli più adatti, poi naturalmente fu scoperto anche la possibilità di tenere femmine, che erano le vacche chiamate, va bene, che naturalmente producevano anche, cioè producevano anche, diciamo, i vitelli che poi ingrassati venivano venduti e naturalmente c'era del realizzo delle cose. Il bestiame a quell'epoca era o a mezzadria anche quello, oppure conferimento. Cosa voleva dire? Cosa era la differenza? Quello a mezzadria era un bestiame che naturalmente era metà del contadino e metà del proprietario, di conseguenza gli utili che eventualmente ne veniva fuori venivano divisi al 50%, mentre il conferimento erano quelle unità mezzadrili che, non avendo la possibilità di acquistare in qualche modo, di riscattare in qualche modo il 50% del valore, era tutto di proprietà dell'azienda, del proprietario, e naturalmente il contadino otteneva soltanto qualcosa di utili, dell'utile che eventualmente c'era nella divisione finale, perché tutto questo veniva registrato e attraverso un libro mastro dell'azienda e il famoso libretto colonico, va bene, che veniva fatto, dove c'era l'inessere del bestiame, tutto il movimento che veniva fatto, le vendite, gli acquisti, le spese per il mantenimento, perché anche le farine per mantenere il bestiame erano tutte in dotazione dell'azienda, che venivano distribuite in base alla quantità necessaria di bestiame che avevano per poterle alimentare. Solo il foraggio e la paglia rimaneva diciamo nell'unità poderale, va bene, e naturalmente il contadino se ne serviva quando aveva bisogno, ma tutto ciò che erano farine o eventuali anche altri prodotti che servivano per l'alimentazione era in dote dell'azienda, e tutte le settimane, generalmente con un giorno stabilito, veniva fatto il famoso giorno dello scrittoio, dove il contadino arrivava, veniva ricevuto dal personale dell'azienda, che poteva essere il fattore oppure in certi casi poteva essere anche un guardiacaccia che era responsabile anche più alla caccia anche di altre diciamo esigenze dell'azienda. Il contadino riferiva i problemi che eventualmente aveva e più faceva la scorta del necessario per l'alimentazione del bestiame.